Eccoci, buonasera. Buonasera Alessandro. Ciao, buonasera. Sì, Se ho capito, ci moderiamo da soli. Bene, penso di sì, penso di sì. bene, questa è una buona occasione. Quindi se tu sei d'accordo, comincio io e poi così hai modo di... Certamente, certamente. Intanto grazie alla casa editrice La Terza per questa occasione. E per la possibilità, insomma, che mi viene data, che ci è data di riflettere e dialogare con Alessandro Volpi attorno ad una questione che è destinata ad entrare con una certa prepotenza, credo, nell'agenda, già lo è in parte, nell'agenda politica e di governo, non solamente nostra, del nostro paese, ma dell'Europa, del dopo pandemia. E degli stessi Stati Uniti dell'era Biden. Io, se posso, avendo preso la parola per primo, rubo solamente un istante per due sole premesse che assicuro saranno molto, molto rapide. No, prima di tutto faccio la parte del giornalista che non mi compete, ma il libro è questo, è un libro molto bello, molto molto importante, Leonida Teddoldi e ovviamente Alessandro Volpi, Storia del debito pubblico in Italia, dall'unità a oggi, editore La Terza. Dicevo due sole premesse molto, molto rapide. La prima è dire che io non sono un economista e neppure sono uno storico dell'economia, dunque l'unico punto di vista che credo di poter avere per avvicinarmi a un tema che viene trattato nel libro con grandissima competenza e soprattutto grandissimo rigore, è quello più legato all'esperienza politica, insomma, di un esponente di parte e anche di partito, quale sono io. E la seconda premessa a cui tengo in modo particolare, mi fa piacere dirlo qui in questo contesto, insomma, in questa occasione, è che nei confronti di Alessandro Volpi io sono personalmente debitore di molte letture e di molti approfondimenti che in maniera particolare nell'ultimo anno, anno e mezzo, sono divenute per me un riferimento costante sia sul tema che è al centro di questo saggio, sia su questioni di ordine più generali che la pandemia ha sollevato nel suo impatto sull'economia, sulla politica dei redditi, sulla fiscalità. Detto questo, alcune note non saranno molte sul merito del libro. Io insomma parto da qui, dovessi fare l'avvocato del diavolo, o comunque la parte di quello che pensa male anche senza poter esibire le prove, io potrei dire che la lettura di un libro come questo sarebbe certamente molto molto consigliata, perché molto molto utile per un bel pezzo della classe dirigente del nostro paese, che al contrario, e qui appunto la funzione di avvocato del diavolo e di malizioso pensatore, che al contrario dubito lo leggerà almeno nella sua interezza. Ecco, dovessi fare su questo doppiamente l'avvocato del diavolo, potrei dire anche che buona parte di quelle classi dirigenti, prendendo in mano il volume, credo, si concentrerebbero quasi esclusivamente sull'ultimo capitolo, diciamo, quello legato a una fotografia dell'emergenza, prodotta dalla pandemia, ritenendo, secondo me, a torto, che la ricchissima, perché davvero è molto ricca, ricostruzione storica, con la descrizione puntuale del come noi siamo giunti alla condizione di adesso, non abbia poi quella grande importanza ai fini del dopo. E invece io penso che un giudizio di questo tipo, ammesso che la mia previsione sia giusta, e spero che non lo sia ovviamente, ma penso che un giudizio di questo tipo, laddove vi fosse, conterrebbe sicuramente un limite molto molto serio. Non soltanto di pigrizia, ma un limite di sostanza. Perché in quella scansione, in quella successione di epoche e di strategie che coprono un arco storico dall'unità dello Stato italiano sino a noi, davvero si colgono le radici e le cause,
almeno alcune radici importanti, alcune cause fondamentali di una debolezza del paese che l'ultima stagione, quella che abbiamo alle spalle, tra le più drammatiche della, della storia non solo recente del paese, ha sicuramente esasperato, ma ragioni e cause che il libro lo spiega benissimo, affondavano in una vicenda più, più datata, più antica e soprattutto molto più complessa. Ecco, io lo dico perché è proprio la conoscenza di quella storia a giustificare e a condurre almeno in parte alle conclusioni di Alessandro e di Leonida Tedoldi. E in particolare la, la convinzione secondo cui la pandemia ha, come dire, ribaltato, rovesciato tutti i principali parametri su deficit e debito che si erano imposti e che la politica aveva condiviso e in buona misura subito nell'arco degli ultimi 20 anni e forse anche qualcosa di più. C'è un dato, io lo voglio riprendere, che il libro peraltro ricorda, ma che abbiamo spesso scomodato nel corso di questi mesi discutendo di questi argomenti, ed è questo. Nell'autunno del 2019, quindi a pochi mesi, a poche settimane dal paziente zero di Codogno, il Parlamento aveva discusso col solito accanimento nelle commissioni bilancio di Camera e Senato, costrette a quelle estenuanti sedute notturne, aveva discusso e licenziato una manovra di bilancio per il 2020 di circa 30 miliardi complessivi, anche se di questi ben 23 erano vincolati a disinnescare l'aumento dell'IVA per le note clausole di salvaguardia. Quindi parliamo, ripeto, dell'autunno 2019, insomma non è un'epoca fa, è un paio d'anni fa, quindi c'erano 7 miliardi in tutto da destinare a investimenti sulla ripresa, tenuto conto che noi non avevamo e non abbiamo ancora recuperato del tutto le conseguenze delle due peggiori recessioni della storia recente di questo paese, quella del 2009 e quella del 2012. Dicevo 7 miliardi complessivi per tutto, scuola, ricerca, università, sanità, infrastrutture. Poi che cosa succede? Poi sull'Europa e sull'Occidente, in generale sul mondo, ma parliamo di noi, piomba il più classico dei cigni neri, ammesso che sia stato effettivamente tale, e la realtà, no? Comprese convinzioni e convenzioni difese sino al giorno prima con una fermezza granitica, finiscono come travolte dall'urto violento degli accadimenti, degli avvenimenti. E in un paio di mesi cambia lo scenario, a cominciare dal linguaggio, a cominciare dalle priorità, e non è un aspetto irrilevante parlando di economia, a cominciare dai numeri. E al centro di tutto ci sono a quel punto il virus, ci sono i contagi, c'è la tragica sfilata delle bare, ci sono i primi pesanti lockdown e c'è un'economia segnata, e anche questo il libro lo analizza nel merito, da una crisi che a differenza del 2008 o di altri momenti e contesti è contemporaneamente una crisi della domanda e una crisi dell'offerta. E a quel punto il mondo, non noi solamente, ma il mondo conosce una vera scossa e l'Europa, a differenza di quanto era accaduto poco più di 10 anni prima, 2009, questa volta batte un colpo e in fondo batte più di un colpo. Nel senso che da subito, marzo 2020, sospende il patto di stabilità e le norme sugli aiuti di Stato e consente, per esempio, ad un paese come il nostro, lo stesso paese che 6 mesi prima si accapigliava per i famosi 7 miliardi della legge di bilancio, consente a un paese come il nostro di licenziare nella sola prima metà del 2020 3 decreti successivi per complessivi 100 miliardi da destinare a un piano di sostegni, di sussidi, cassa integrazione, ristori per autonomi e partite IVA, con l'obiettivo di ridurre l'ampiezza e l'impatto di quella che si configurava sin da subito, insomma, come una drammatica emergenza anche di ordine sociale. Ma l'Europa fa anche di più, no? Cioè imbocca un sentiero in passato precluso da presidi molto molto solidi, insomma il gigante tedesco e una serie di satelliti nordici, diciamo così, e si arriva al Next Generation EU, è una svolta
della quale applicazioni e ricadute in parte sono ancora da verificare, ovviamente in corso d'opera, ma una svolta che a 30 anni esatti dal tavolo più famoso della storia europea recente, quello di Maastricht 1991, ha archiviato, si spera non solo momentaneamente, buona parte delle teorie e dei parametri che erano stati pensati e introdotti in quel momento. Allora, se ripensiamo all'ultimo anno e mezzo e alle novità che ci ha riservato e che trovate molto ben espresse in questo saggio, in questo lavoro, forse potremmo fare nostra, adattandola, ovviamente, una vecchia formula di Chamonix, che dell'Unione Europea è stato uno dei padri fondatori. Era circa la metà degli anni 70 e lui diceva, citazione aperte virgolette, ho sempre pensato che l'Europa si farà nelle crisi e che essa sarà la somma delle soluzioni che a quelle crisi si daranno. Chiuse le virgolette, fine della citazione, diciamo me. Ecco, io penso che oggi sia un po' così anche per noi, con un di più, se posso aggiungere, legato all'impatto, no, per molti inatteso della pandemia. E qui rubo una sintesi, ma è una sintesi che io credo in parte anche compresa dentro la riflessione di questo saggio, rubo la sintesi a Jean-Paul Fitoussi, che l'ha usata recentemente in un seminario promosso dalla Fondazione Culturale del PD. E la sintesi spiegava appunto un concetto, peraltro presente anche nel testo di Alessandro, come nella nuova condizione che si è determinata a causa della pandemia su entrambe le sponde dell'Atlantico, insomma, la stessa politica monetaria, no, con tassi di interesse pressoché azzerati, se non negativi, si ritrova ad avere delle armi molto puntate sul fronte di una ripresa del ciclo economico, e che tanto più diventa fondamentale una politica fiscale assai meno timida, assai meno timorosa, diciamo così, che in passato. E allora forse su questo piano, spero di non divagare, ma poi torno al tema debito e chiudo, ma insomma forse su questo piano le novità più significative di questa prima parte dell'anno ci vengono proprio da Washington e dalla svolta del moderatissimo Biden, che invece pare stupire anche osservatori abbastanza attenti alle dinamiche della politica americana. L'ultimo pacchetto dell'amministrazione ammonta a 1.800 miliardi destinati al welfare e finanziati con un aumento delle tasse per 1.500 miliardi di dollari sugli americani più ricchi, peraltro proposta già compresa nella campagna elettorale che ha preceduto il voto di novembre. Sono misure che cancellano i trattamenti fiscali privilegiati per i capital gain e i dividendi per chi guadagna oltre $1 milione all'anno. Ora, gli interventi complessivi di Biden, correggimi Alessandro se dico una cosa inesatta, ammontano a circa 6.000 miliardi di dollari tra misure anti-Covid, piano per le infrastrutture ed espansione del welfare. E insomma, parliamo di che cosa? Parliamo di una colossale misura di stimolo e redistributiva, perché finanziata dalla progressività del sistema fiscale, che detta così è un po' multiplo, no, per la cultura dei repubblicani. Però ecco, io aggiungo solo questo: se i democratici sull'altra sponda dell'oceano percorrono questa via, insomma, diciamo pure la via di un'altra America, è anche nella consapevolezza che la strategia di Obama, la stessa strategia di Obama, del radicalissimo Obama dopo il 2008, cioè forti iniezioni di liquidità sostenute dalla Fed, conteggiate in deficit e in un aiuto rivolto alle fasce sociali più colpite dalla vecchia crisi, anche quella strategia non aveva risolto i problemi del consenso nella classe media, nel corpaccione della classe media di quella nazione, di quel continente, e invece aveva finito con l'aprire la strada al primo ed unico successo elettorale di Donald Trump. Forse merita ricordare solo come un inciso che Biden vince le presidenziali raccogliendo 80 milioni di voti, ma è una cifra pazzesca per le categorie di quel paese, ma Donald Trump perde le elezioni raccogliendone 75 milioni di voti, che sono 6 milioni, 7 milioni di voti in più di quanti servirono a Barack Obama per accedere nel 2008 la prima volta alla Casa Bianca. E siamo in qualche modo al nodo del debito, di un nuovo debito inteso
come una delle chiavi necessarie, non forse non l'unica, ma certo una delle chiavi fondamentali per affrontare l'emergenza pandemica e per offrire, per indicare una rotta di uscita da quella che poteva trasformarsi, insomma, e ancora potrebbe accadere, no? In una sorta di tempesta perfetta. E allora qui, come dire, qualche cifra, insomma, qualche numero forse aiuta davvero ad orientarsi. E ovviamente attingo a piene mani al lavoro, al materiale prodotto in questi mesi dagli studi, dalle riflessioni, dalle pubblicazioni di Alessandro e dal contenuto di questo lavoro. Nell'ordine, spiega il Fondo Monetario che solo conteggiando le misure di emergenza nel 2020 gli Stati Uniti hanno fornito assistenza a famiglie, imprese, governi locali per quasi il 17% del PIL di quel paese. Il Regno Unito lo ha fatto per il 13%, mentre l'Eurozona si è fermata al 10%, e anche su questo Alessandro ha spesso ragionato in modo giustamente critico. Sempre negli Stati Uniti il debito è passato dal 108% al 133% del PIL, nel Regno Unito siamo passati dall'85% al 107%, e nonostante questi balzi, che poi detto così sembra, nonostante questi balzi più o meno tutti hanno proseguito a fare spesa pubblica, decidendo ad esempio di coprire per intero i costi fissi delle imprese in crisi. Ancora, nelle economie avanzate, qui cito in modo letterale il testo, l'OCSE ha stimato una crescita del rapporto tra debito pubblico e PIL di circa 15 punti percentuali, con il Fondo Monetario a integrare il quadro con un dato medio di un deficit vicino al 10% in tutte le economie avanzate. E ancora Alessandro ricorda come nel 2020 per la prima volta il debito pubblico abbia superato a livello globale il PIL, portando quel rapporto al 101,5%. Infine, ho quasi completato con i numeri, non essendo nemmeno un matematico, cito ancora per quei dati. Nel 2019 i paesi che avevano un rapporto debito-PIL superiore al 100% erano in tutto 19, ora sono saliti a 30, forse si va verso qualcosa in più. Mentre il debito dei soli membri del G7 è cresciuto dal 118 al 141%, e nell'area euro, quella che tu battezzi la moderatissima area euro, è salito dall'84 ad oltre il 100%, il 101%. Ora, scusatemi davvero di nuovo per questo elenco pedante di cifre, ma a mio avviso la tesi di fondo che anche il saggio riprende e rilancia è difficile. Di fronte a queste cifre e di fronte allo scenario che abbiamo vissuto, conosciuto in questi 16 mesi, questa tesi di fondo è difficilmente contestabile. Ed è che dinanzi ad una situazione così radicalmente, così profondamente mutata, la sola cosa che non si dovrebbe fare è pensare, anche solo immaginare, di tornare al mondo di prima, inteso come il modo di ragionare del mondo di prima. Quindi cosa vuol dire questo tradotto? Ripristinare anzitempo il vecchio patto di stabilità, considerando la sua sospensione come un dovere, un obbligo che un evento traumatico ha imposto, ma che ci ha deviato dal corretto corso, il lineare corso della storia. Significa resuscitare, una volta passata la fase acuta della tempesta, quella che scuote gli alberi, le case, ripristinare il vocabolario del rigore e dell'austerità, insistere con l'ostinazione che è tipica delle idee sbagliate su un rientro a tappe accelerate da questo debito cumulato. Ecco, tutto questo, io credo, sono d'accordo su questa diciamo premessa trattino conclusione, tutto questo darebbe chiaramente il segnale di una retromarcia molto pericolosa, di una inversione a due in autostrada, insomma, di una scelta di andare controcorrente, ma soprattutto contro quello che è uno spirito del tempo che è condizionato, non ne parliamo stasera, dove ci concentriamo su un segmento particolare della vicenda, però è condizionato in modo
evidente anche sul piano psicologico, delle tendenze culturali, persino valoriali, no? Pensiamo al ritorno in auge del ruolo della funzione dello Stato e della spesa pubblica. È una tendenza che noi dobbiamo interpretare, in qualche maniera governare, gestire, ma non contrapporci ad essa pensando di poter tornare al punto di partenza da dove ci siamo mossi. E soprattutto, in questo c'è una formula, insomma, che credo anche tu hai utilizzato, che mi era sembrata molto efficace. Ragionare in questo modo, cioè con la testa rivolta al passato, all'indietro, sarebbe una conferma del fatto che c'è chi ritiene davvero che lo spartiacque, perché tale è stato ed è di questo anno e mezzo, compresa la svolta sulle politiche pubbliche, sulle politiche di bilancio, sia nulla più che invece una parentesi chiusa la quale si può, anzi si dovrebbe, tornare alle logiche precedenti. Così secondo me non è. Il punto qual è? Davvero vado verso le conclusioni. E il punto è che anche in passato, sarebbe interessante su questo sfondare qualche pagina della storia d'Italia, anche lontana nel tempo, sarà anche in passato, no? Scambiare uno spartiacque per una parentesi ha voluto dire disseminare di parecchi guasti il tempo successivo. E allora secondo me si tratta di cogliere l'opportunità di una svolta anche nelle culture politiche, uscendo da quella sorta di incantesimo, no? Che ha spinto anche la sinistra a ritenere per buona parte degli anni 90, degli anni 0, degli anni 10, che tutto sommato quell'acronimo devastante TINA, per quanto antipatico, non c'è alternativa, no? Tradotto dall'inglese, per quanto antipatico e stonato alle nostre orecchie, non potesse essere scalfito. E su questo, Alessandro, se posso, torna alla mente, almeno a me è tornato a mente, un episodio un po' sepolto nella memoria, ma che riaffiora se pensiamo che quando attorno a noi tutto cambia, la sola cosa che non si può fare è rimanere con la testa ancorati al mondo di prima. C'è quella famosa battuta di Keynes al suo interlocutore: quando la realtà cambia, io cambio opinione, signore, lei cosa fa? Ma insomma, l'episodio invece è questo, non è Keynes. Stiamo in Italia, siamo più o meno a metà degli anni Ottanta, e un interlocutore critico con alcune delle sue tesi si rivolge a Claudio Napoleoni, economista e intellettuale di grandissimo valore vicino al Partito Comunista, e la domanda provocatoria che gli pose aveva questo tono, no? Claudio, dov'è la porta? Sottinteso la porta per uscire dal capitalismo, criticando in questo modo alcune delle tesi un po' più radicali, se tali erano poi, di Napoleoni. E la replica di Napoleoni è bellissima, perché fu, aperte virgolette, non si tratta di uscire dal capitalismo per entrare in qualcos'altro, ma di allargare nella massima misura possibile la differenza tra società e capitalismo. Fine della citazione. Risposta dove in qualche modo si rivela la convinzione per cui non ha molto senso agire nella politica schiacciandosi sull'esistente, perché senza una teoria solida alle spalle semplicemente si alimenta una cattiva politica. Ecco, forse basterebbe questa per fischiare un po' le orecchie a una certa malconcia contemporaneità, e non è solo l'impianto per una reazione come quella, ma se posso dirlo, per la rimozione colpevole anche solo della domanda, no, sull'esistenza o meno di quella porta. E questo però fino a quando appunto la dura legge degli eventi non ci mette di fronte a un mondo capovolto, e che in ragione di un trauma imprevisto abbatte anni di convinzioni e certezze concepite a lungo come leggi della storia, e poi di colpo travolte dall'urto. Dall'urto di che cosa? Dall'urto di quella molla irriducibile che poi è la sofferenza umana, la sofferenza delle persone. C'è quella bella sintesi, ultima citazione che mi concedo, di Bruno De Finetti, grande matematico, intellettuale: occorre pensare in termini di utopia, perché ritenere di poter affrontare efficacemente i problemi in maniera diversa è ridicola utopia. Ecco, forse di qualche utopia noi abbiamo di nuovo bisogno, perché c'è una realtà che lo sollecita in modo incalzante. Allora, e chiudo, io non penso che le riflessioni conclusive di questo saggio molto bello debbano per forza appartenere al campo dell'utopia. Io credo che la lunga parabola storica ricostruita nel libro e le indicazioni che gli autori ne traggono invece siano proprio la base argomentata e giusta di quella discontinuità, no? E di quella radicalità che oggi ci viene chiesta, compresa la possibilità di archiviare vecchi timori concettuali,
ma vorrei dire anche vecchi timori lessicali. Per ragionare, mesi fa lo ha fatto il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli ed è stato respinto con perdite, ma per ragionare di una cancellazione del debito pubblico legato alla crisi sanitaria, sociale ed economica che la pandemia ha innescato e che si somma alla crisi precedente non ancora del tutto risolta. Alessandro, tu citi lo studio sui 48 episodi di cancellazione del debito durante l'ultimo secolo e ricordi come ciascuno di questi abbia favorito una ripresa dell'economia, persino un miglioramento dei rating creditizi dei debitori, no? Il che sembra togliere uno degli argomenti più spesso utilizzati per scomunicare ogni suggestione rivolta in quel senso. Anche i rischi di una ripresa dell'inflazione si spiega, non sembrano all'ordine del giorno, così come la perdita di fiducia nei confronti delle monete in cui sono denominati i debiti cancellati. L'euro è una valuta forte in questo momento, una moneta richiesta. Diciamo che il vero rischio, non citerò perché andremo fuori tema l'impatto dei prossimi licenziamenti qui da noi, ma il vero rischio è concentrarsi ancora una volta su problemi che non vi sono, trascurando il dramma sociale che consiste in un impoverimento di massa con le sue conseguenze sociali, politiche e sulla qualità stessa della democrazia. Naturalmente l'ultima battuta è doverosa da parte di chi milita, come nel mio caso, in un partito. Scelte di fondo, no, di questa natura, di questa portata, è chiaro che devono tener conto anche dei rapporti di forza e di potere esistenti, anche degli interessi strategici e consolidati delle singole nazioni, soprattutto delle più forti. Però anche su questo piano mi pare di poter dire che nell'approccio di questo vostro lavoro vi sia tutta l'attenzione necessaria per quel sano pragmatismo che viene spesso imputato come il grande assente nella riflessione della sinistra. Per dire, nel libro si sottolinea come la zona euro disponga già ora di una politica monetaria che consiste di acquisti da parte della BCE di titoli di Stato a cui retrocedere gli interessi e dunque si potrebbe trasformare, anche qui cito, il debito necessario alla ripresa in titoli irredimibili a tasso zero, evitando in questo modo, a proposito di Next Generation e della retorica che accompagna questa stagione, di caricare questo debito aggiuntivo sulle spalle delle generazioni che devono ancora venire, ma soprattutto creando le condizioni strutturali per affrontare, molto se ne parla da mesi, un più imponente progetto di riforme sociali ed economiche dopo la grande ricostruzione post-bellica, con l'aggiunta quanto mai opportuna che già adesso, no, qualora l'Unione Europea decidesse per l'emissione di titoli perpetui e la BCE li comprasse utilizzando il QE, già adesso il tutto non violerebbe le previsioni e le prescrizioni dei trattati. Quindi siamo pragmatici, non è che stiamo volando all'altezza di Icaro con la possibilità di sciogliersi la cera delle ali e di precipitare al suolo. C'è un aggancio invece alle dinamiche della realtà. Ecco, ho finito, mi fermo solo per dire, e allora dove si colloca l'utopia del professor De Finetti? È più prigioniero di un'utopia, peraltro perdente, chi immagina e vorrebbe tornare al mondo di ieri nella convinzione che si possano riportare indietro le lancette degli orologi, tutti gli orologi, oppure quanti credono fermamente nella possibilità di sfruttare la tragedia che abbiamo vissuto come la leva di un ripensamento ambizioso e non più per forza visionario di regole, di strategie, di procedure, di parametri da lasciare in dota a chi verrà dopo di noi. Ecco, io queste erano le cose che volevo dire, cioè giungere alla conclusione per cui davvero lo penso e lo dico, questo saggio tempestivo e in quanto tale particolarmente benvenuto di Alessandra Volpi e di Leonida Tedoldi, col garbo, no, con il rigore degli studiosi, ha un interrogativo di questo genere: dove si colloca oggi l'utopia? Offrono una risposta, e siccome non da poco tempo viviamo in un'epoca assai poco generosa sul piano delle risposte, almeno di quelle un po' più coraggiose ed ambiziose, ecco, anche soltanto per questo meritano un ringraziamento particolarmente sincero. Grazie. Grazie a te per la lettura approfondita e peraltro che mette in luce quelli che sono gli elementi caratterizzanti del nostro lavoro, cioè alla fine è una ricostruzione storica che serve a fare anche una valutazione, come naturale che sia,
sul presente e sui cambiamenti del presente di cui tu parlavi. Faccio due considerazioni veramente anche brevi, perché la sostanza l'hai decisamente ben raccontata. La prima è questa, è la dimensione storica. Cioè noi dovremmo probabilmente, e questo è poi anche un po' l'intendimento del volume, non avere troppa paura del debito pubblico in quanto tale, rimuovere un po' questa sorta di timore reverenziale nei confronti della formazione del debito pubblico, perché la storia italiana, e non solo la storia italiana, ma noi ci siamo concentrati nello specifico sulla storia italiana, tratto di un paese per il quale il debito pubblico è stato fondamentale appunto nel bene e nel male, appunto la storia di un paese dove in alcuni momenti il debito è stato decisivo per la crescita del paese. La scelta originaria che fece la destra storica, che poi venne ripresa in larga misura e forse in maniera ancora più accentuata dalla sinistra nel periodo giolittiano e poi negli anni del dopoguerra, perché il fascismo per molti versi ha rappresentato una gestione un po' caotica del debito pubblico italiano, ecco, l'idea era che il debito potesse servire a favorire la crescita del paese evitando di fare troppo affidamento sullo strumento fiscale, quindi cercando di costruire anche un consenso nei confronti di uno Stato che era nato molto fragile, che era nato molto debole, che aveva molte cose da fare, per cui servivano molte risorse e le risorse non si potevano trovare certamente inasprendo ulteriormente la tassa sul macinato o l'imposta fondiaria, ma bisognava ricorrere al debito pubblico. Quindi la storia del debito è consustanziale alla storia italiana, ma la storia ci insegna questo elemento appunto, che è il dato a mio modo di vedere rilevante, che nel libro ricorre spesso a più riprese, cioè che in alcuni momenti il debito ha funzionato bene, e allora si tratta di capire quando ha funzionato bene questo debito per non avere paura del debito. Allora noi abbiamo visto nel corso della storia italiana, nelle ricostruzioni, che la nostra è una delle diciamo ultime ricostruzioni di una storiografia che si è occupata a lungo di questo tema, cercando appunto ovviamente di contestualizzarla al cambiamento di cui dirò qualcosa, a cui tu facevi riferimento. Ecco, il dato che emerge è che il debito ha funzionato bene quando è stato in larga parte nelle mani degli italiani, cioè quando, in altre parole, o comunque direi più genericamente, quando non si è finanziarizzato, cioè quando non è diventato uno strumento di natura meramente finanziaria, come è stato per esempio a lungo negli anni dell'immediata formazione del Regno d'Italia, quando il debito italiano era nelle mani delle grandi banche estere che lo usavano come uno strumento finanziario, in parte anche uno strumento di condizionamento politico nei confronti del quadro italiano, quando invece il debito è stato nelle mani degli italiani, il debito è servito a far crescere il paese perché ha garantito dei rendimenti contenuti agli italiani che compravano questo debito. Penso alla vicenda degli emigranti italiani, le rimesse degli emigranti sono state decisive per il primo decollo industriale del nostro paese, che è stato quello in età giolittiana. Durante quel periodo venne fatta la famosa conversione forzata della rendita, perché Luzzatti e Giolitti sapevano perfettamente che il debito in quel momento era nelle mani di italiani che amavano, la semplifico, ma insomma questo è il tema, che amavano l'Italia, che non avrebbero venduto quel debito nel momento in cui fossero stati pagati interessi minori. Quindi in tutte quelle fasi in cui il debito è stato nelle mani degli italiani, il debito è servito a favorire una crescita che non è stata pericolosa per lo Stato, perché normalmente nel caso in cui il debito è stato nelle mani degli italiani, i tassi di interesse sono stati bassi. Quindi c'è una seconda condizione importante nel processo storico che appunto ci viene consegnata: il debito non è pericoloso, anzi ha effetti positivi nel momento in cui è nelle mani diciamo così dei residenti, e nel momento in cui paga interessi che sono interessi contenuti, per due ragioni. La prima, perché ovviamente non grava sulle finanze pubbliche, sui conti dello Stato, e poi perché non fa un'eccessiva concorrenza alle altre forme di investimento che invece devono andare in direzione delle attività produttive. Quindi anche questo lo sappiamo con grande evidenza. E c'è un terzo dato che va, a mio modo di vedere, sottolineato, che il debito ha funzionato quando ha avuto scadenze molto lunghe. Quindi
La storia italiana ci dice non dobbiamo avere troppa paura del debito, dobbiamo fare in modo che il debito sia quanto più possibile nelle mani degli italiani, e questo concretamente in termini di ricette economiche vuol dire, per esempio, costruiamo, come in parte stiamo facendo, dei titoli che siano riservati, che abbiano una forma di destinazione privilegiata per i risparmiatori italiani, che sono una gran mole che hanno una gran mole di risorse. Costruiamo un percorso dove questo debito ha scadenze quanto più possibili lunghe, e anche qui questo è un elemento ulteriore che la storia ci consegna. Quindi eliminiamo questo giudizio generico per cui l'indebitamento è stato ipso facto un elemento che ha gravato sulla competitività italiana, perché senza il debito alcune riforme di struttura sarebbe stato difficile farle. In fondo anche negli anni 50, negli anni 60 del Novecento si è cercato di spostare sul debito una parte del finanziamento anche delle grandi riforme, e tutto questo lo si è fatto con tassi di interesse contenuti all'interno di un mondo dove il debito era nelle mani degli italiani. Allora, questo insegnamento forse è utile per non generalizzare troppo questa idea per cui appunto gli stati indebitati necessariamente sono stati che, come nel caso italiano, hanno prodotto un ritardo nel loro processo di sviluppo. Poi c'è un'ulteriore condizione che va rimarcata, che anche qui il debito in Italia ha funzionato quando, oltre ad essere nelle mani italiane, oltre ad avere scadenze lunghe e avere interessi contenuti, è stato speso bene, è stato destinato verso quel tipo di impieghi, il famoso debito buono, che non è una scoperta nuova, storicamente è così, cioè il debito in alcuni momenti della storia italiana è servito a favorire lo sviluppo economico e soprattutto, e questo è un tema che tu toccavi e vorrei riprendere poi in conclusione del mio ragionamento, e soprattutto a ridurre le disuguaglianze sociali che nel nostro paese erano molto approfondite. Ecco, quando il debito è servito in questa e si è mosso in questa direzione, è stato un dato certamente virtuoso. Quindi non avere paura del debito è una premessa concettuale, a mio modo di vedere, importante. Noi abbiamo vissuto una sbornia nel corso degli anni 90 fino grosso modo all'arrivo dell'euro, in cui anche per certe ragioni con fondamento si è però forse eccessivamente generalizzata l'idea che il debito fosse il male assoluto del nostro paese, dimenticando peraltro, questo è un inciso che il libro sottolinea, che buona parte poi dell'esplosione del debito italiano è avvenuta perché è lievitato il costo degli interessi del debito secondario nel momento in cui si è fatta la liberalizzazione dei flussi di capitale, cioè nel momento in cui era possibile sottoscrivere titoli del debito pubblico americano che remuneravano il 13-14%, il nostro paese passa dalla metà degli anni 80 da un rapporto debito-PIL del 60% a Maastricht, quando arriva a Maastricht con un rapporto invece debito-PIL che è esploso ben oltre il 100%, quasi al 120%. Quindi questa narrazione per cui il debito di per sé è un elemento negativo, io penso che la storia ci aiuti a fare chiarezza e a rimuoverla. Poi c'è l'altro tema, che è il tema di cui tu parlavi e di cui io ho scritto a riprese, ma emerge bene dal libro con Leonardo Teodoldi, che la pandemia ha reso questa necessità di non avere paura del debito ancora più stringente, ancora più determinante, perché insomma i numeri tu li ricordavi bene. Nel caso italiano siamo passati da 132, 133 a 156, 157% rapporto debito-PIL, ma considerazioni analoghe si possono fare sia pur con, diciamo così, sfumature che sono sfumature differenti anche per altri paesi, perché è certamente vero, per esempio, che il debito è cresciuto di 18-20 punti in Francia, che il debito è cresciuto di addirittura 24 punti percentuali solo nel 2020, e sto parlando, mi riferisco al discrimine che tu giustamente ponevi fra la fine del 2019 e la fine del 2020, è cresciuto di 24 punti in Spagna, è cresciuto di 20 punti in Inghilterra, è cresciuto negli Stati Uniti addirittura quasi di 27 punti. Quindi è evidente che c'è stata, anche in Germania, che comunque
ha contenuto questa esplosione per una serie di ragioni. Ci sono stati 12 punti di incremento nel corso di un solo anno, quindi è evidente che la mole di debito che si è prodotta e che è stata necessaria per affrontare la gravità della crisi oggi rappresenta un macigno che è difficilmente immaginabile che si possa è difficilmente immaginabile che si possa chiedere la restituzione in tempi che non siano molto lunghi. Peraltro nello stesso arco di tempo il deficit, quindi il rapporto annuale fra avanzo, fra entrate e spese è praticamente esploso dappertutto, del 9,5% in Italia, ma la Francia ha fatto ugualmente il 9,2%, la Spagna l'11%, l'Inghilterra il 12%, il Regno Unito il 12%, quindi è evidente che c'è una mole enorme di indebitamento di cui, come si diceva prima, sarebbe strutturalmente necessario non avere paura, ma ancora di più in questa fase sarebbe necessario prendere in esame e farci un po' i conti. Perché rispetto anche qui a ciò che tu dicevi bene prima, questo tema il libro lo tocca nella parte conclusiva, è evidente che una esplosione del debito di queste dimensioni non può essere affrontata, per esempio, con un inasprimento fiscale che supplisca a un eventuale percorso di rientro dal debito. Cioè, è evidente, noi possiamo immaginarci la riforma fiscale, e tu sai quanto io penso sia indispensabile, ma la riforma fiscale ha una funzione prima di tutto in termini di redistribuzione dei redditi e della ricchezza all'interno del paese. Non può certamente essere lo strumento attraverso il quale si pensa di restituire in tempi anticipati il debito che già è stato contratto nel corso di questi anni. Cioè, è evidente che serve una politica economica più generale. Quando parlo di politica economica penso appunto a una visione che deve essere quella di una politica economica del suo insieme che metta mano al sistema fiscale italiano, perché ha delle evidenti storture, come l'eccessivo peso che grava sull'IRPEF, sia sulle persone fisiche, sulla difficoltà di concepire un modello fiscale che sia in grado di garantire una maggiore progressività. Ma non dobbiamo illuderci, dal mio punto di vista, che anche la migliore delle riforme fiscali, che in questo paese è comunque difficilissima da fare, possa appunto prendere il posto di questa enorme mole di indebitamento, cioè trovare risorse per 120-130 miliardi di maggiore spesa che viene, come abbiamo visto nella legge di bilancio e poi nei decreti successivi, coperta attraverso il ricorso al mercato. Quindi il tema che ci dobbiamo porre culturalmente e politicamente è, io penso, proprio il tema di come si può rendere questo debito, che è necessario, uno strumento che sia uno strumento in grado di sostenersi, in grado di svolgere la propria funzione, che è quella di rimuovere le condizioni delle disuguaglianze, di consentire una ripresa economica e al tempo stesso appunto di non essere devastante in termini di impatto macroeconomico più complessivo. E qui appunto le ipotesi che vengono ventilate, che vengono sostenute anche nel volume, sono quelle di provare a ragionare su ciò che in qualche modo l'Europa può già fare, perché come si diceva prima, come tu giustamente dicevi, in fondo le emissioni della Banca Centrale Europea a sostegno dei debiti, la possibilità di allungare i tempi di questo debito, magari concepire forme di debito che sono irredimibili o comunque di lunghissimo periodo, di lunghissima durata, in una fase peraltro dove è difficile avere dei rendimenti stabili all'1%, è un percorso che andrebbe probabilmente studiato e soprattutto reso concettualmente e politicamente diffuso, perché noi continuiamo a vivere, questo è l'altro elemento che tu giustamente ponevi, in un'idea dove abbiamo tutti quanti la chiarezza e la certezza che il debito è indispensabile. Lo stiamo facendo a piene mani, continuiamo a farlo a piene mani, perché continuiamo a farlo a piene mani, però ci stiamo dicendo, diciamo più o meno sommessamente, che è una deroga, che è l'ultima volta che lo facciamo, che però poi torneremo a fare i compiti a casa, che torneremo
a mettere in fila i conti pubblici e magari tornare ad avanzi primari molto robusti per poter provare a ridurre il debito. Ecco, io ho l'impressione che questa sia una litania che è una litania che rischia, come anche qui giustamente tu dicevi, di produrre un male che è decisamente peggiore dei rischi invece che una capacità di rendere il debito permanente, di renderlo poco costoso e di farne una sorta di, faccio una, come dire, una semplificazione, di moneta corrente che appunto ha il beneficio della spinta economica. Ecco, probabilmente questa seconda strada è più virtuosa di quanto non lo sia un'ipotesi di rientro a tappe forzate. Giustamente anche qui facevi riferimento a Biden, ma in realtà gli Stati Uniti, che stanno producendo dollari e attraverso la creazione di debito, e ormai è, diciamo, dalla crisi del 2008, e tant'è vero che i rischi inflazionistici di cui prima si parlava sono soprattutto legati all'eccessiva quantità di dollari che esistono in circolazione o di denominazione in dollari di tutta una serie di materie prime. L'euro è diventato una moneta strutturalmente molto più forte, allora non si capisce perché l'Europa invece non debba utilizzare questa forza dell'euro per appunto procedere a un finanziamento del debito, che è la condizione necessaria per far veramente ripartire le economie, perché nessuno di noi può illudersi che i 200 miliardi del recovery plan sono sufficienti ad affrontare le criticità, peraltro spalmati da qui al 2026, siano in grado di affrontare le criticità con le quali l'economia italiana dovrà fare i conti. Quindi è chiaro che il debito sarà uno dei canali di finanziamento, dobbiamo avere il coraggio di costruirci sopra una narrazione e una teorizzazione che prima di tutto dovrebbe essere politica, che passa attraverso una dimensione europea. E anche qui io penso che un pezzo di passo in avanti l'abbiamo fatto, perché la mutualizzazione del debito era una cosa che sarebbe stata impensabile alla fine del 2019. Oggi la mutualizzazione del debito si fa attraverso appunto la creazione dei titoli per finanziare i recovery, che peraltro ad oggi è quasi interamente destinata all'Italia, perché dell'intero ammontare del recovery ne è stato prenotato solo il 30%, e di questo 30% il 25%, vado a memoria, ma insomma è italiano, quindi vuol dire che c'è un debito europeo che è stato mutualizzato in larga misura per consentire anche l'esistenza di un sostegno all'economia italiana, perché è importante per la tenuta dell'euro. Allora io penso che nel momento in cui abbiamo fatto passi avanti, siamo arrivati a costruire un indebitamento comune con una moneta forte, io penso che questo strumento dovrebbe essere utilizzato con maggiore convinzione, perché certamente gli Stati Uniti continueranno a utilizzarlo. La leva fiscale servirà negli Stati Uniti a coprire una parte dell'indebitamento, ma certamente una parte continuerà a essere finanziata dalla Federal Reserve di Janet Yellen, che su questo è stata molto, molto chiara. Allora, non avere paura del debito vuol dire tenere conto di elementi che vengono dalla nostra storia, e al tempo stesso prendere atto di un cambiamento che è un cambiamento profondo, che i tassi di inflazione che avevano spaventato nel corso degli anni 70, che avevano spaventato nel corso degli anni 80, difficilmente con la moneta unica si riprodurranno, che le risorse in termini fiscali per far fronte a una spesa pubblica di cui abbiamo bisogno saranno difficili da reperire, e che ad oggi nel mondo esistono due valute che si fronteggiano, l'euro e il dollaro, e l'euro è nelle condizioni di poter, se posso qui anche qui semplificare, monetizzare il proprio debito molto di più di quanto non lo siano gli Stati Uniti, e su questo possono avere anche una capacità di attrazione rispetto alla vicenda cinese, che non è un caso sta cercando di intraprendere la strada della moneta digitale per uscire un po' da questo sistema di scacchi. Ecco, quindi il libro tende a ricostruire un percorso nella storia italiana per mettere in luce come già in precedenza il debito non dovesse fare paura, e la nuova condizione
della pandemia, se non vogliamo commettere l'errore di considerarla una parentesi, necessariamente impone di avere ancora, ripeto, meno paura. Peraltro, quando abbiamo avuto in qualche modo paura del debito, invece nel nostro paese si sono fatti dei disastri, perché si sono prodotte condizioni o di impoverimento oggettivo. Faccio un esempio: durante il fascismo pretendeva di avere una moneta forte e in qualche modo di ridurre l'indebitamento, poi si è trovato paradossalmente dopo quota 90 ad avere una moneta che era intrinsecamente svalutata, per quanto nominalmente avesse un valore molto alto, e si è dovuto procedere poi appunto a un'inflazione feroce attraverso l'emissione della Banca d'Italia, o come si è fatto in altri momenti. Quindi anche da questo punto di vista la storia ci dovrebbe insegnare che utilizzare il linguaggio del debito pubblico come strumento di ripresa, e torno a dire nel nostro caso, nel caso italiano, ma del resto come ha fatto Biden negli Stati Uniti, di riduzione delle differenze, delle disuguaglianze in termini sociali, è una strada decisamente percorribile, che è una strada che ha a che fare con l'utopia, ma è un'utopia molto concreta, perché dovremmo dare gambe e teoria, diciamo così, e visione politica a strumenti che in parte stiamo già largamente utilizzando, smettendola di dire che siamo in una parentesi, perché questo è consegnare quindi la teoria, appunto, ancora una volta, a quelli che dicono: beh, però il capitalismo coincide con il mercato e quindi dobbiamo continuare lungo quella strada. Ecco, se noi cominciassimo invece a riconoscere questo percorso di virtuosità che il debito può portare con sé, avremmo la possibilità, come più volte si è detto, anche di fare uno sforzo di una nuova concettualizzazione della dimensione del mercato, che non è più quella dimensione di matrice prettamente turbocapitalista della finanziarizzazione. Ecco, il debito può servire. Io penso, per esempio, che anche in termini di imposizione fiscale si possano fare diverse cose per migliorare e convincere questa grande messe e questa grande quantità di risparmi che ci sono in Italia in questo momento congelati, andare in quella direzione. Questo aiuterebbe a far convivere la politica della BCE, attraverso la BCE, della Banca d'Italia, di acquisto dei titoli, con una mobilitazione del risparmio italiano, perché non è pensabile, qui veramente mi fermo, ma non è pensabile che nel corso dell'ultimo anno appunto i conti correnti abbiano avuto un'esplosione con 1.400 e passa miliardi, che sono di fatto privati, e 400 miliardi delle imprese, peraltro, che sono di fatto privati di qualsiasi forma di reale rendimento e di contributo allo sviluppo economico e alla lotta alle disuguaglianze sociali di questo paese, perché magari al di là di tante motivazioni, che sarebbe complesso e lungo, però anche perché non esistono quegli strumenti finanziari, come appunto un titolo di debito pubblico, una tassazione particolare, magari molto agevolata, più di quanto non lo sia, con una scadenza molto lunga, che mobiliterebbero anche quel reddito e quella ricchezza che in questo momento nel nostro paese esistono. E quindi penso che, ecco, il senso del libro è un po' quello di mettere insieme questi elementi che vengono dal passato, dalla disamina del passato, dagli errori in alcuni momenti del passato, per trarne degli elementi che la pandemia ci impone di affrontare in termini nuovi. Benissimo, Alessandro, grazie. Ma io penso che sull'idea di un'utopia concreta, che mai come oggi non è uno stimolo, si possa così trovare un po' la chiave di sintesi di questa nostra conversazione, e tocca a me, anche se non è il mio mestiere, fare gli onori di casa e ringraziarti ancora una volta per il lavoro che sempre con Leonida Tedoldi hai sviluppato, e per questo libro che facciamo vedere ancora una volta, che è Storia del debito pubblico in Italia dall'Unità ad oggi, editore La Terza. È un libro importante, prezioso, molto utile, non solo per le classi dirigenti di questo paese, che, tornando alla premessa iniziale, spero trovino tempo e interesse per leggere e approfondire. Credo sia tutto, grazie ancora a te e buona serata a chi ha fatto la grazie, partita. Grazie a tutti.